Buonasera. Io avrei molte cose da dire, spero che voi abbiate molte cose da chiedere, nel senso che nelle varie presentazioni di questo libro che ho fatto in giro per l'Italia, molto spesso le domande sono state molte più di quelle che potevano essere le mie riflessioni. Questo potrebbe essere anche un modo per affrontare questo argomento certamente un po' particolare. Comunque vedremo un attimo che cosa succede nel corso di questa serata. Io direi che se la gestiamo in maniera elastica, forse possiamo divertirci di più, insomma, fare un maggior numero di riflessioni, forse con un maggior numero di domande, e insomma entrare maggiormente in quello che poi probabilmente è la materia di maggiore interesse da parte vostra. Comunque vedremo. Tanto per svelare definitivamente quello che potrebbe essere un piccolo equivoco, come vedete il libro è Giovanni Minoli con Stefano Rizzelli, in realtà questo fa parte di una collana, questo è il terzo numero, e naturalmente sono in preparazione anche degli altri collane di cui Minoli è il capofila, insomma in qualche modo il responsabile editoriale, dopodiché i vari collaboratori, in realtà due poi fondamentalmente, sono coloro che di fatto portano avanti l'inchiesta con la supervisione di Minoli. Questo per insomma esplicitare una cosa che non avrebbe neanche senso, neanche da parte nostra, nascondere più di tanto. Volevano un libro da Rizzoli, stava per trasformarsi in un reportage, in un'inchiesta, alla fine è diventato un pellegrinaggio. Questo è, insomma, mi serve precisare una cosa in particolare. Io sono un antropologo culturale che, come sapete, da anni si occupa di mass media, di giornalismo e televisione, e da antropologo culturale di indagini sul sacro. Sarebbe stato probabilmente molto più chiaro, molto più affascinante forse, ma sicuramente molto più chiaro se mi fossi occupato di qualcosa che non ha attinenza con il cattolicesimo, altrimenti, o con il cristianesimo, insomma nella fattispecie con il cattolicesimo, altrimenti c'è sempre una sorta di equivoco che bisogna chiarire ancora prima di andare avanti. Mi sentirete fare delle affermazioni forti dal punto di vista dottrinale, come se io fossi un integralista cattolico. In realtà vi prego di credere che all'interno del libro, dove ci sono delle affermazioni forti, si parla, cioè parlo da studioso, passatemi il termine, comunque da persona che ha cercato di fare un'indagine, senza particolari pregiudizi, senza particolari preconcetti. Alcune di queste indagini hanno portato in una direzione che, se fosse stata riferita ad un altro ambito di qualunque altra forma di espressione religiosa, sarebbe stata considerata, diciamo, normale. In questo caso potrebbe essere considerata come, appunto, se io fossi un fondamentalista cattolico. In realtà non è così, sono soltanto dei risultati a cui sono giunto. Perché parlare di un libro come Opus Dei in questo momento? Beh, sapete, appunto, io faccio il giornalista, qui c'è la faccia del giornalista sulla copertina, tutta quanta l'impostazione di ricerca, di indagine giornalistica. Bene, perché parlare di Opus Dei, perché parlare in questo momento? Sicuramente ci sono tutta una serie di equivoci da chiarire, sicuramente ci sono tutta una serie di interrogativi da porre e evidentemente di risposte da dare. L'Opus Dei è diventata famosissima subito dopo il Codice da Vinci da Brown. Questo è un argomento che, se vi interessa, tratteremo, ma evidentemente e quello è stato la grande notorietà, la grande popolarità dell'Opus Dei viene, dal loro punto di vista evidentemente in negativo, da tutto quello che è stato detto successivamente al libro di Dan Brown. Quindi c'è una popolarità della quale vi dico subito, io in qualche modo vado abbastanza fiero giornalisticamente parlando, perché in realtà chi poi ha sdoganato l'Opus Dei per la prima volta in televisione parlando in maniera puntuale nel 2004, grazie anche alla loro disponibilità, ma grazie anche a una voglia di raccontare delle cose, siamo stati noi della storia, siamo noi con Minoli, che per la prima volta abbiamo parlato esplicitamente dell'Opus Dei. Prima non se ne parlava, se non in maniera assolutamente, in piccole battute assolutamente critiche, oppure in piccole situazioni, piccoli filmati assolutamente di parte, quindi fondamentalmente se non esclusivamente agiografici. In realtà noi abbiamo cercato di capire cosa c'è da dietro l'Opus Dei. Dietro l'Opus Dei c'è molto, di tutti i tipi, e quindi insomma vale la pena anche naturalmente raccontarlo.
Però io volevo cercare di parlare di Opus Dei e parlare di questo libro oggi, cioè alla fine di ottobre, quando ci sono degli elementi, delle circostanze, ecco perché ricordavo che io faccio il giornalista e quindi cerco di connettere degli studi, delle ricerche, delle indagini con delle circostanze, degli episodi, degli avvenimenti dell'attualità che ci sono e che ci riguardano direttamente. Faccio semplicemente due riferimenti. Uno è la crisi economica, finanziaria, mondiale, e l'altro è in qualche modo l'anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II. Quindi sostanzialmente uno dei nostri tentativi, mio personale da sempre, è quello di utilizzare elementi di studio e di riflessione per cercare di interpretare la realtà. Avete sentito parlare del capitalismo, insomma, per senso banale, e su tutti i giornali, tutti i telegiornali, oramai da molti giorni, con evidentemente ripercussioni anche sulla vita quotidiana di ciascuno di noi, della crisi finanziaria, della crisi economica, della crisi negli Stati Uniti, del crollo della borsa, Wall Street e quant'altro. E da lì si è innescata evidentemente una riflessione di doppia natura che riguarda quello che ho chiamato appunto, che non ho chiamato io, ma insomma quello che viene chiamato, considerato il capitalismo etico, e quindi una forma di modo per ripensare la gestione della finanza mondiale, e dall'altra parte si è parlato dello specifico della vita quotidiana. Bene, ci sono state polemiche, queste polemiche vanno avanti, la situazione di crisi, di recessione è concreta. Che c'entra in tutto ciò l'Opus Dei e Escrivá? C'entra da due punti di vista. Innanzitutto perché l'Opus Dei viene considerata la più importante lobby finanziaria o di lobby economica, di potere economico presente in Italia e non soltanto in Italia, quindi insomma non è che stiamo parlando d'altro. Dall'altra parte perché andando a raccontare la vita di José María Escrivá de Balaguer, cioè il fondatore dell'Opus Dei, si trova qualcosa che è particolarmente interessante proprio dal punto di vista della vita quotidiana. Il mio percorso, ecco perché dicevo che è stato in qualche modo si è trasformato in un pellegrinaggio, parte dal luogo dove José María è nato e dove si è immediatamente spostato. Da adolescente. Allora, dopo una situazione di sostanziale benessere economico relativa ai primi anni della vita di Escrivá de Balaguer, la famiglia si deve spostare perché nel frattempo per una serie di investimenti sbagliati fatti dal padre, la situazione economica non è così florida come era come lo è stata fino a quegli anni. Parliamo proprio della immediata, cioè proprio neanche dell'adolescenza, proprio della giovine, insomma, era bambino Escrivá. Si trasferiscono a Logroño e qui la situazione è completamente diversa, è necessario che la famiglia entri, insomma, gestisca delle ristrettezze economiche che diventano sempre più pressanti. Escrivá è a quel punto un bambino 12-13 anni, subisce fortemente questo cambiamento, proprio anche dal punto di vista strutturale, questo cambiamento delle condizioni economiche della famiglia e elabora quello che in realtà è l'epos borghese. Cioè vede il padre che decide di fumare molto meno, vede la madre che cerca di andare avanti nel tentativo di risparmiare, cioè praticamente fa tutto quello che in un periodo di crisi fanno le normali famiglie borghesi in Italia, sicuramente, nella Spagna di provincia di quel periodo, probabilmente in tutta l'Europa. Cioè entra all'interno di un meccanismo in cui il piccolo, il risparmio, la moderazione, la pacatezza, la possibilità, la voglia di spendere qualcosa in più, ma la necessità di spendere qualcosa in meno, diventano un elemento fondante della vita di Escrivá de Balaguer adolescente. Su questo lui innesca una riflessione di ordine teologico e su questo fonda l'Opus Dei. L'Opus Dei è sostanzialmente un agglomerato di persone che trasformano il quotidiano della borghesia europea in elemento di